Presente a Tornareccio Regina di Miele, Edoardo Raspelli, che è stato il testimonial d'eccezione di questa manifestazione. Lui, che di solito tratta proprio argomenti di questo genere, si è trovato nel suo habitat naturale, o sbaglio? Ma io ho fatto una puntata in Bella Verde addirittura travestito da ape, mi sembrava di essere un pochino fuori posto, un po' esagerato, però anche per il peso. L'argomento è un argomento molto interessante, ma la cosa più interessante non è soltanto il fattore gastronomico, la dolcezza, la bontà o l'assortimento dei mieli. In Italia ce ne sono tantissimi e a Tornareccio ce ne sono veramente molti di questi tantissimi, ma è il valore della memoria. Sono lavori che si tramandano di generazioni, sono arnie che una famiglia si tramanda, manda di padre in figlio, sono attività che si tramandano e veramente legate alla terra, quella terra che è in cima ai miei pensieri. Quando io parlo di terra, territorio, tradizione, è uno slogan, ma non è uno slogan sotto deporità della Camera di Commercio, è proprio anche una forma di vita, è una scelta di vita, e il miele è uno di questi caposaldi assieme veramente di grande legame con la terra. Tornando invece alla sua trasmissione, com'è la programmazione di quest'anno? Ma dunque, quest'anno Bella Verde è passata da Rete 4 a settembre a Canale 5. La prima puntata è andata in onda proprio da pochi giorni, è andata piuttosto bene. C'è la soddisfazione, l'orgoglio di essere stati promossi e anche la responsabilità, perché Rete 4 è la rete più piccola di Mediaset, invece Canale 5 è la rete ammiraglia. Io ho fatto per 10 anni il cronista di Nera all'edizione del pomeriggio del Corriere della Sera, siamo a Corriere Informazione, un posto di grande responsabilità, di grande impegno, era meraviglioso, però certo il passaggio al Corriere della Sera era in cima ai nostri pensieri, soprattutto pensando che quando ho fatto il cronista io, il Corriere della Sera era il Corriere della Sera, non c'erano altri giornali tipo Repubblica, Giornale Libero, quindi era veramente una cosa grande. E non l'ho fatto con il giornalismo della carta stampata, questo passo in avanti l'ho fatto con la televisione, quindi con tanta ansia, con tanta preoccupazione, ma anche con tanto orgoglio e soddisfazione. Ci sarà uno spazio per parlare anche di Tornareccio? Ma come dico sempre davanti a questo tipo, io sono soltanto uno dei due conduttori. Il produttore di Bella Verde, ci lavoro insieme da 15 anni, collaboro con lui da 15 anni, le cose belle e buone che mi vedono coinvolto e che io vengo a conoscere come questa realtà a Tornareccio è un motivo in più per presentargliele. Io ho raccolto documentazione, Tornareccio fa dei mieli famosi per modo di cielo, però gli ricorderò questa cosa. Poi saranno scelte assolutamente secondo giornalistiche che mi auguro che portino Bella Verde anche qui in Abruzzo. La signora Serenella Mortani è la coordinatrice nazionale delle città del miele e Tornareccio fa parte proprio di questa associazione, essendo una delle città produttrici maggiori in Italia, e quindi lei ha fatto visita a questo paese per rendersi conto un po' della manifestazione, ma penso forse non è la prima volta che viene a Tornareccio. No, non è la prima volta che vengo a Tornareccio. Tornareccio tra l'altro è una delle città fondatrici delle città del miele, vanta una lunga storia che lega proprio il territorio ai mieli dell'Abruzzo, per noi è una città di punta. Io sono venuta 5-6 anni fa e ho trovato, come dire, una manifestazione che è cresciuta molto ed è soprattutto molto nota anche fuori dell'Abruzzo, e questa è una cosa importante. L'auspicio con le città del miele è che manifestazioni come queste crescano molto, perché legano sempre più il miele ai consumatori, e questo è un fatto sempre molto positivo. Il miele fa bene. La sua associazione nel concreto di che cosa si occupa? Noi rappresentiamo oggi 45 territori, e per noi territori del miele significa terre che danno origine e identità ai mieli italiani. L'Italia è l'unico paese al mondo che vanta 52 diversi tipi di mieli. Alcuni di questi sono legati proprio a un territorio specifico. Penso in questo momento al miele di Lupinella, che è tipico dell'Abruzzo. È un po' come nel vino, ecco. Anche i mieli hanno questo rapporto culturale, storico, produttivo con la loro terra d'origine, e che spesso sono anche terre ricche di tradizioni, di buone cucine, che sono tra l'altro il patrimonio dell'Italia, insomma, conosciuto nel mondo. Ecco. C'è qualche consiglio che vuole dare per migliorare ancora questa regina di miele di Tornareccio?
Beh, l'unico consiglio che posso dare così da coordinatore nazionale è che Tornareccio diventi realmente la capitale del miele d'Abruzzo.